Per ora questa è la priorità. Cos'è il Dasikad? Come possiamo metterci in contatto con loro? Anya, cosa sappiamo? Molto poco, ma ho alcune idee. Bene. Anya, tu occupati della cosa. Laskovic, tu le procurerai tutto quello che le occorre, va bene? William, mi serve una mano. Vieni qui per un secondo. Va bene, va bene. Ciao ragazzi, questo è Crocco 52. Se vuoi continuare, vuoi freestyle? Allora, non sapevo. Sto gioco ha un problema strano. Non so quando finisce il livello o meno. Ti parlo. Ho degli indizi interessanti. Questa pergamena descrive come creare una sorta di supercemento. È questo che i nazisti hanno usato per creare tutte quelle loro mostruosità? Sì, tutte, anche questo luogo. È l'unico cemento che utilizzano. Ecco come hanno creato così in fretta queste città. Ora che sappiamo da dove proviene, mi servirà un campione da studiare. Puoi cercare un pezzo di cemento esposto che abbia segni evidenti della muffa. Dovrebbe essere abbastanza poroso da tagliare via un campione. Tutto ciò che vuoi. Inoltre, c'era un elenco criptato di membri del Dasikad durante la guerra in Polonia. Devo confrontarlo con i registri ufficiali tedeschi dei cittadini ebrei durante il periodo tra il 1939 e il 45. Guarda se i registri sono nella stanza degli archivi. Vado subito a vedere. E c'è un'ultima cosa. È importante. Cosa? Va bene così. Questo è tutto. Ora puoi andare. Pure i sottotitoli sono... Guarda che faccia di Blaskovic! Guardalo che allora, dove devo andare? Cerca il cemento ammuffito, ma io non so dove andare. Cioè... Vabbè, io cerco un giro... Qua sotto è lì... È aperto qua? È aperto qua sotto, aspetta un attimo. Ingresso dell'hangar. E però io non lo so. Cerco del... Vabbè, vado un po' in giro, Aspetta, lì vedo. Verstehe das nicht. Kein einziges Kabel, alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Max? Max Haus? Das habe ich mich auch gefragt. Vabbè, c'è questo qua. Una chiazza di muffa. Mi serve una sega circolare. Deve esserci qualche attrezzo nei paraggi. Ma una sega circolare. Aspetta, lì? Ma per terra, oh madonna! Vabbè. Più o meno. Una bella caduta, pezzo grosso. Ora sei nel sistema fognario. Se guardi intorno, troverai il modo di tornare a fisica. Però che casino, però vabbè, dai, andiamo, va. Almeno c'ho il Kraftwerk qua, dai, andiamo avanti. Spero non ci sia qualche inculone tattico. Mi devo alzare la 6, non so, cioè, la 6 mai si è abbassata sola, mi dà fastidio. Allora, avanti. Merda. Ok. Mi ha fatto 75. Mi ha fatto 25 di danno sta cazzo di cosa, eh. Ok, di qua non si può andare. Qui posso scassare? No, non posso scassare qua. Però posso andare di là. C'è qualcosa da sparare magari. Aspetta, forse. Forse facendo un giro. Di qua? Ok. Ricarica. Adesso ho sparato due volte però. Ok, perché mi dai dei medici, gioco? Devo preoccuparmi? Magari dice se sei stato sparato malissimo dalle torrette, magari. Intanto c'è quella porcheria lì. Poi di qua cosa c'è? C'è? Cosa c'è qua? Ok. Che differenza fa? Devo godere? Devi rimbalzare. Ok, va bene, va bene. Però devo ricaricare di nuovo. Aspetta, posso salire qui? Sali, Blasco, sali. Ok. Lo ricarico perché sennò dopo... Dopo se incontriamo qualche brutto signore vorrei che non andasse tutto in malora. Ok. Però perché palle però che mi... Mi rubano tutte le armi ogni volta. C'è fresh restart ogni santissimo giorno. Ok, facciamo così. Ok. Di qua c'è qualcosa, no? Andiamo avanti, va.
Perché mi gioco mi dai medikit? Cosa? Oh! Oh! E però... Merda! Scoppia, va! C'è un ultimo là in fondo, dai! Perché troia! Scoppia, va! Ok. Ecco qual era. No, non era. C'è. Manca ancora l'SMG. Comunque, da gioco. Perché non mi dai l'SMG? Ti ho fatto qualcosa. Ci arriva? No, ma mai nella vita. Ok. Che bella la doppietta, ragazzi. Sono molto felice. Me l'hanno ridata. Se non sbaglio, c'era nel manicomio. La missione del manicomio. C'era la doppietta. Dopo basta. Ok, qua c'è la scala. Ma io voglio andare di qua. Apri qua? Qua c'è un'altra porta. Cosa serve questo posto? Niente. Di qua? Di qua? Che c'è la mappa? Sì. Ok, qua è tutto scassato. Un attimo, sto un po' esplorando perché è una zona un po' strana. Ok, quindi devo andare della porta che ho aperto. Oppure per le scale. In teoria devo andare per le scale. Poi voglio andare di qua. Infatti c'è un segreto qui. Si apre dall'altro lato. Ma vaffanculo. Forse di sotto forse. Ma prima andiamo per le scale, va. Poi vediamo. Vai. Ho 20 colpi di fucile. Non so quanto. Se ci siamo. Mi sa che questo livello è un po' livello di transizione forse. Questo è strano. Ok. Qualcosa qua che devo prendere, no. Io non mi fido molto, Ok, sono tornato qua? Ah, sono tornato indietro! Aspetta, ma di là allora? Di qua? Aspetta, ma dov'è? C'era il segreto di là? Io voglio vedere il segreto, però. Porca miseria. Da dove sono? Da qua. Scendi. Scendi senza romperti l'osso del collo, va. Perché lì c'è il segreto. Voglio il segreto. Non me ne frega niente. Dai, Blasco, buttati. Non è che possiamo stare qua a aspettarti. E qua sotto magari. È lì, guardalo. È lì. Merda. Aspetta, voglio. Ok. Dai, qua per forza. C'è il segreto qua. Ma ricarica anche se non serve. Mazza, oh, ci vuole. 6 giorni ci vogliono per ricaricare sta cosa. Più. Ma cosa serviva? Non serviva niente. Non è servito a una sega nulla. Vabbè, che palle. È stato tutto uno spreco di risorse. Di tempo, che palle. Vabbè. Servirà qualcosa. Ah. Dai, va su qua. Vai di qui. E qua. Mi butto? Ma sì, sti cazzi. Bentornato, capitano Blazkowicz. Ma con che come va, cowboy? Vabbè. Ma senza maschera, senza niente. Che diavolo stai combinando? Progetto scientifico. Stai spaventando Max. Vabbè, ma che palle. Scusa, amico. Non sapevo che avrebbe reagito così. È suo figlio? No. Beh, quasi, non lo so. È suo figlio o no? Un tempo Klaus aveva un figlio, nato durante la guerra. Un miracolo, l'ha definito. Volevano un figlio da anni, lui e sua moglie. Sarebbe un ottimo padre per un nazista. Il bambino nacque con un piede equino. Klaus sapeva cosa questo comportasse. Pregò i medici di non informare le autorità. La polizia segreta arrivò per portare via il bambino. Klaus e sua moglie cercarono di fermarli. Sua moglie morì con un proiettile in testa. Il figlio anche, Klaus, non riuscì a proteggerli. In colpa se stesso? Credo di sì. E non perdonerà mai i nazisti.
Un pezzo di roccia a caso. Vabbè, speriamo serva qualcosa. Max, vedere se sta bene. E però Max adesso è tutt'altra parte. È di qua? Ma qua non c'è nulla. Devo andare nella stanza sua. Aspetta un attimo. Qua, sto posto è abbastanza grande. Giocattolo perduto. Beh, ti ho trovato. Ok, andiamo di qua. Se non sbaglio, Max è sopra. Sopra, non qua. E sopra ancora. Aiuto! Grazie, mi sono incantato. Ok, qua sopra. Chiusa. Salve. Hai perso i tuoi giochi, Max. Brutto faccia da culo. Oddio, c'è pure. Ma sei una sotto quest? La c'era sotto quest. Oh madonna. Ma ce li ho o no? Aspetta. Potrei scusarmi. Ma intanto diamo il campione ad Ania intanto. Allora. Che casino. Ania, qui? Ok. Magnifico, William. Ora mi servono qui i registri. Puoi guardare nella stanza degli archivi. Saranno laggiù. E devo sapere dove è la stanza degli archivi. Non so dove. Smettila di fissarmi, BJ. Sono appena entrato. Sono appena entrato. Smettila di fissarmi. Mamma mia, che permalosi tutti, Allora, vai, chiuso. Tengono la porta degli archivi, come dire, chiusa. Aspetti. Credo che Wyatt abbia le chiavi. Ma Wyatt, perché hai le chiavi tu? Aspetta, Wyatt, dove ti sei andato a infilare? Non qui. Dove cavolo è quell'uomo? Qui. Wyatt, mi servono le chiavi degli archivi. Le hai tu? Sì, credo di sì. Perfetto. Dannatamente perfetto. Cosa sono quelle? Piastrine. Tenente colonnello Fergus Reed della Royal Air Force. Le ho recuperate dal suo cadavere. Volevo riportarle. Non si sente un ca. Non è rimasta alcuna raffa. Era il miglior pilota e un grande soldato. Non sono tagliato per questo. Tagliato per cosa? Questo. Tutto. Avevo 18 anni e all'improvviso la guerra era persa. Tutto il bene del mondo era morto. In qualche modo toccava a me raccogliere i cocci e tenere insieme la resistenza. Affrontare tutto il dannato impero nazista. Crede che fossi pronto per una simile responsabilità. La mia ignoranza ha ucciso non so quante brave persone. Ricorda il soldato Prendergast? Sa, quel tizio poteva sopravvivere a tutto, era coriaceo. Ma io l'ho ucciso, l'ho mandato in missione, non è mai tornato. Non sapevo cosa fare, il tenente colonnello Fergus Reed. Lui avrebbe saputo cosa fare, avrebbe potuto salvarli tutti. Ho sbagliato. Ha fatto una scelta stupida! Oh sì, lo ha fatto! Ha lasciato un ragazzo a fare il lavoro di un uomo! Quel giorno sarei dovuto morire io su quel tavolo, capitano, non Fergus Reed! Non sono più un bambino, capitano. So riconoscere gli errori. Ecco. Ora mi lasci solo, capito? Ma secondo me anche se avessimo salvato quell'altro ci sarebbero stati problemi, sicuro, guarda, perché... Secondo me sì, aspetta. Lo so, però io non so, Max, cioè io boh. Cioè, dovrei perdere un'altra mezz'ora a cercare tutto quanto, però... Sapete com'è? Non è che... Porca troia! Vabbè, vado negli archivi prima di morire da solo come uno scemo. Questo blur di merda. Ok. Sto controllando magari ogni tanto da qualche parte. Questo che cavolo è? A mappa del quartier generale. Lettera di Bobby. Che cacchio è sta roba? Ah, è solo... Aspetta. Vabbè. Guarda, non c'è un cavolo. Vabbè, Ania, hai detto. Perché sono qua perdo 80 anni.
Grazie, William. Dammi del tempo per analizzarlo. Credo di aver trovato qualcosa. Ha trovato quello che cercava negli archivi? Sì. Qualcosa. Über concrete. Il materiale da costruzione utilizzato dal Reich si basa su una tecnologia dei Dasika ed è quasi perfetto. Ma si deteriora nel tempo, sviluppando la muffa. Qualcuno sta manomettendo la miscela, qualcuno che ne conosce i segreti. L'ho analizzato e ho trovato tracce di un calcare che esiste soltanto in Croazia settentrionale. Ora, guardate qui. Si chiama Seth Roth. Appare 3 volte nei documenti dei Dasikad. Secondo i registri ufficiali è stato imprigionato a Watts nel 1941 e mandato in un campo di lavori forzati a Bellica, nel nord della Croazia. Qui le cose si fanno interessanti. Il campo di lavoro estrae calcare da una cava per la produzione dell'uberconcrete. Credo proprio che in questo luogo troveremo Seth Roth, l'unico sopravvissuto dei Dasikad. Il problema è che ci sono molte incognite. Parliamo di un anziano. Potrebbe essere già morto. Non possiamo assaltare un luogo come quello e sperare di trovarlo prima che arrivi tutto l'esercito nazista. Quindi qual è il piano? Qualcuno deve andare laggiù e trovarlo. Sotto copertura. Qualche volontario? Sei pronto per lavorare, Blazkowicz? Che strano, eh? Che strano.